Al SAIE sarà affrontato il tema della rigenerazione urbana. E qual è il vostro impegno in questo ambito? Guardi, l'impegno in questo senso, da questo punto di vista, è totale. Noi siamo ormai da anni, in particolare io me ne occupo da più di 10 anni, della problematica dell'andare oltre l'architettura in sé, che può essere anche emozionante, affascinante, che può determinare solo raramente, come nel caso del Guggenheim a Bilbao, del Museo di Gehry, delle soluzioni al contesto. Il contesto deve essere curato con logica da mixité, quindi bisogna rigenerare il territorio cercando di non usare più spazi agricoli o consumi di suolo, ma riqualificare le città attraverso le aree dismesse. Le aree dismesse che però devono essere messe in una logica di grande progetto, e noi stiamo sperimentando a Napoli il grande progetto Naplest, che c'è un sito apposito, il quale è stato organizzato con un modello top down, nel senso che c'è un protocollo fatto tra comune, regione, unioni industriali, costruttori, Fintecna, perché aveva delle grandi proprietà d'aria con l'autorità portuale. Dopodiché il modello si sviluppa dal basso verso l'alto, cioè si è creato un comitato. Questo comitato è fatto da imprenditori che sviluppano i vari piani urbanistici attuativi, sono in una cabina di regia comune, si segue una pianificazione strategica del territorio. Su questa pianificazione strategica, per capirci, all'83% siamo sul produttivo beni e servizi, quindi da vecchie fabbriche che producevano beni diciamo materiali visibili come saracinesche di grandi, oppure grandi pezzi di settore siderurgico, si trasformano e diventano fabbriche del sapere.